Ragazze, nuovo video richiesto da Miriana ASMR. Miriana, spero che farai altri video. Miri, se posso chiamarti Miri, come stai? Spero bene. Spero che stiate tutti bene. Mi ha fatto una richiesta Miriana, mi ha detto: Serena, fai un video, faresti un video sui commenti negativi, su come li, cosa ne pensi tu, come li vedi, come li prendi, quando li ricevi, cosa ne pensi a riguardo. Parla un po' dei commenti negativi quando ti arrivano, quando ti scrivono cose negative, eccetera, come li accetti, se li accetti, se non li accetti, vabbè, parla un po' di questo discorso in un video ASMR e io lo faccio con il microfono in mano che mi avete richiesto, che si sente bene, anche appoggiato al libro, mi avete detto che si sentiva, e torneranno i video dove appoggerò il microfono ai libri, perché è più comodo dopo. Io se sto a fare 15 minuti di video con il microfono in mano è un po' scomodo. Comunque, grazie Miriana per la richiesta. E scusate se quando mi fate richieste non sempre vi saluto, ma non mi ricordo sempre tutti i vostri nomi, perché ho tantissime richieste. Bando alle ciance. Facciamo un po' di tapping se riesco, con una mano sola. Sarà un po' difficile. Allora, così. Questo microfono sarebbe il lavalier a colletto, microfono bidirezionale, unidirezionale, non lo so, non mi ricordo. Lo trovate su Amazon, se vi interessa compratelo, se avete anche voi un canale, se vi serve un microfono. Sarebbe da attaccare al colletto della maglia, e infatti nei primissimi video l'ho sempre attaccato alla maglia, ma adesso mi avete detto si sente meglio se lo avvicini, se lo tieni attaccato alla bocca, e io lo faccio. Facciamo un po' di tapping se si sente, spero che si senta, che non mi dia fastidio. Oggi sono truccata, sempre allo stesso modo, perché ho fatto un sacco di video, sono sempre truccata nello stesso modo dell'altro show and tell. Registro un sacco di video tutti nella stessa giornata. Trucco bianco sugli occhi, palette cioccolatosa e rossetto questo qui, che su di me sembra più chiaro perché sul packaging è più scuro, dal tubetto è più scuro. Ve l'ho già fatto vedere, sempre lo stesso. Sembra più scuro dal packaging, dal tubetto, dentro la scatola praticamente, invece sulle mie labbra è molto chiaro. Sembra scuro sulle mie labbra, ma io poi allo specchio me lo vedo chiaro. Comunque, i commenti negativi, mamma mia, ci sarebbe tanto da dire, ma cerco di abbreviare perché non mi scrivo mai niente, quindi vi dico quello che penso. A me non piace ricevere commenti negativi e ci rimango male. È inutile dire sì, mi piacciono, riempitemi di insulti, di critiche, eccetera. No, non piacciono a nessuno i commenti negativi, ovviamente, ma adesso ho capito che bisogna differenziare tra i commenti negativi, così scritti a caso, tanto per perdere un po' di tempo per fare qualcosa, che vengono scritti da gente che non sa cosa fare, per darti fastidio, perché sa che sei sensibile, sei debole, allora devono attaccarti in qualche modo. Allora quelli bisogna farli finta di niente, lasciarli perdere, ignorarli, chi se ne frega. Lasciano il tempo che trovano. Invece se mi criticano, nel mio caso, mi hanno criticato molto spesso, sia in questo canale, sia nell'altro, soprattutto nell'altro, degli insulti anche abbastanza pesanti. Vabbè, se mi criticano perché non gli piaccio, what? Non si può piacere a tutti, quindi mi dispiace. Se non ti piaccio io, vai a cercare altre ragazze che ti piacciono, sia su YouTube, sia in generale, cioè nel senso, se su YouTube non ti piaccio perché non sono bella, non sono una makeup artist, non sono super truccata, non ho dei capelli perfetti, non ho un fisico perfetto, eccetera eccetera, arrivederci, grazie, cioè, quella è la porta. Adesso sono così, prima non ero così, perché io ci rimango sempre male, ci rimanevo sempre male, più anni fa che adesso. Adesso capisco che bisogna differenziare tra, appunto, le persone che ti criticano così a caso, o le persone che ti fanno critiche costruttive. Allora lì è un'altra cosa. Se ti criticano per aiutarti a migliorare, ci sta, va bene, sempre con le buone maniere, con l'educazione. Ma se ti criticano, o se mi criticano per darmi fastidio, per farmi star male, per affondarmi, ce la fanno, purtroppo ce l'hanno fatta molte volte. Ma non dobbiamo farci abbattere dai commenti negativi, non dobbiamo farci spegnere la nostra voglia, la nostra passione di fare le cose, nel fare le cose, dalla gente che non ha nient'altro da fare nella vita e deve criticare noi. Cioè, nel mio caso, io mi impegno tanto, sia nei video ASMR, sia nell'altro canale. Adesso l'altro canale lo sto abbandonando, tra virgolette, un pochino.
insulti pesanti, fai schifo, sei lo zimbello di YouTube, eccetera. Cioè, non mi aiuti con un commento del genere, non mi serve a niente. Lo so che non sono bella, che non sono brava, che non sono Megan Fox, che non sono Miley Cyrus, piena di soldi, eccetera, eccetera. Però faccio del mio meglio, ecco, faccio del mio meglio. Faccio del mio meglio e se non ti piaccio su YouTube soprattutto ci saranno altri 100 canali che possono piacerti più del mio. Vai a cercarne un altro, nel senso, perché mi devi insultare? Cioè, io piuttosto di commentare in modo negativo un canale non lo guardo se non mi piace e basta. Cioè, che divertimento c'è a commentare insultando una persona sia su YouTube che nella vita reale? Cosa ci trovate di divertente, di bello a far star male una persona? Non lo so. Vabbè, adesso arriveranno un sacco di polemiche sotto questo video. Tu devi aspettarti perché sei su YouTube, ti vedono tutti, quindi tutti possono commentare, criticarti, eccetera. Ma come dicevo prima, un commento costruttivo non mi piace, tipo un non mi piace questo video perché, e mi dici il perché non ti piace, perché non sei truccata, ad esempio. Parli troppo veloce, ad esempio, il tapping è troppo forte, ad esempio nei video ASMR, ci sta, un commento così ci sta. Educazione prima di tutto, e rispetto, buone maniere, gentilezza, sincerità anche, perché voglio anche la sincerità. Ma la sincerità non vuol dire che mi dovete dire, in generale, senza fare nomi, fai schifo. Perché quello non è sincerità, quello è maleducazione, che è diverso. Invece di dirmi fai schifo, potete dirmi non mi piaci. E più fine, e non fate soffrire nessuno. Punto. Poi, le critiche le abbiamo tutti. Non possiamo piacere a tutti, siamo 7 miliardi su questo mondo. A parte su YouTube, nella vita reale, ci sono tantissime persone a cui piaceremo e tantissime persone a cui non piacciamo e non piaceremo mai. E ci criticheranno sempre. I parenti, i genitori, i nonni, i zii, i cugini, amici, fidanzati, ex fidanzati, amiche, non amiche, eccetera, eccetera. Gli insegnanti a scuola anche. Tutti ci potranno criticare sempre, perché tanto, cioè, per una o due persone a cui piace, ce ne sono 10 a cui non piacciamo. E va bene così. Anche a me, ad esempio, non piacciono tutti. Non si può piacere a tutti. Nella vita siamo qui per vivere tranquilli, senza dar fastidio, ovviamente. Ma non possiamo piacere a tutti, quindi mettiamoci l'anima in pace. Ogni cosa che faremo, giusta o sbagliata per noi, sarà sbagliata per gli altri. Se è giusta per noi, sarà sbagliata per gli altri. Quindi dobbiamo metterci la coscienza, cioè, se abbiamo la coscienza pulita. Ad esempio, io non faccio niente di male. Non faccio vedere il seno, non faccio vedere niente di hot. Cioè, non, vabbè, magari ho i denti sporchi di rossetto o altro, però i capelli non sono perfetti. Magari non mi so truccare bene, quello è vero. Magari parlo troppo veloce, quello anche. Mi dispiace. Ah, io sono sempre una che chiede mi dispiace. Io chiedo sempre mi dispiace, dico sempre scusate, scusate, scusate. Magari lo dico anche troppe volte, però io mi rendo conto di sbagliare e quando mi rendo conto di sbagliare chiedo sempre scusa. Anche nella vita reale, con le persone che ho intorno. Magari anche quando non sbaglio io chiedo sempre scusa lo stesso. Sono pazza, sono strana. Però è così. Assolutamente. Quindi, Miriana, grazie per la richiesta. Vi voglio dire, fate del vostro meglio sempre. E tanto ci sarà sempre qualcuno a cui non piacete. O non piacerete, vabbè, i verbi. Avete capito? Io faccio i video, mi impegno tantissimo. Mi piace fare i video, spero che voi apprezziate, che siate sempre gentili. Con le dovute cautele, con le buone maniere, ditemi quello che pensate, sinceramente, senza insultarmi. Perché non penso di meritarmi gli insulti. Ma nessuno se li merita. Ecco. Quelli che ammazzano, quelli che stuprano, quelli che rubano, quelli che uccidono, lì, quelli si meritano gli insulti. Ma io, no. Ecco. Anche altri youtuber comunque non si meritano gli insulti. Quelli che ci conoscono e ci insultano ci fanno star male. Io sto anche male per gente estranea che non mi conosce se mi insulta, però, perché sono sensibile. Però se non facciamo niente di male, non dobbiamo sentirci in colpa, non dobbiamo sentirci sbagliate, non dobbiamo farci sotterrare da commenti negativi. Purtroppo tutto il mondo ci critica sempre per qualche motivo.
sia su YouTube che nella vita reale, anche chi non fa video viene criticato per qualcosa. Purtroppo, è così. È un mondo sbagliato, mondo brutto, brutto mondo. Però non dobbiamo abbatterci, lo dico sempre. Farò la finta saggia, però, perché non sono saggia, sono finta saggia. Però, dico quello che penso. Io non sono speciale, non sono niente di eclatante, sono una persona normale e faccio del mio meglio sempre. Spero che qualcuno di voi apprezzi, in generale. E anche quelli che ho intorno spero che apprezzino quello che faccio sempre. Vivi e lascia vivere, si dice.